sale di Leonardo, che fin dal 1484 lo definiva sicuro, coperto, inoffensibile, che penetra tra i nemici con le sue artiglierie, capace di porre in fuga gran moltitudine di gente. Il carro armato, più che ausiliario della fanteria, è un'arma autonoma che ha sconvolto la tecnica e l'arte della guerra. Mano ferma, polso sicuro, grande abilità tecnica, amore del rischio, sprezzo del pericolo, ecco le qualità richieste ai carristi. E quelli italiani hanno già scritto su ogni fronte pagine di eroismo. Benissimo. Io ho visto uno bellissimo sui tigre, però sfortunatamente al costo, cioè costa quasi più un tigre che non il libro, ho visto, quindi... quindi mi è un po' venuto male, però tipo un libro di cos'è, 300 pagine che... Ok, io sono pronto con l'autarchico potere italiano. Idem. E aspetta che devo abbassare i carri armati. Ottimo. Salve ragazzi, qui del... si abbassa i livelli di carri armati. Salve ragazzi, qui del 38 siamo con i miei amici Grievous e Dictator, alias, qua come cacchio ti fai chiamare, Isoruke, e niente, facciamo sempre gli italiani, almeno io voglio fare italiano, voglio livellare, perché sto sbloccando cose, anzi, l'autarchico acciaio italiano. Però posso dire una cosa, alla fine io sto usando due veicoli di livello 2, cioè un livello di livello 2, l'M1441. Quindi... Ah, l'M14 è sbloccato tu? Io già ce l'avevo l'M14. So che si somiglia moltissimo a quell'altro che hai anche tu. Perché... la serie M, quella è un... Cioè, è identico. Cambia solo la... Stessa schifezza. Quello che ho potenziato roba. Ieri, che mi avete fatto potenziare la volta scorsa, e comunque... Raga, andiamo a prendere A? Magari sì. Sì, no. Dai, resuscitiamo, sì. Usciamo tutti quanti su il punto quello là vicino ad A. B, ok, il punto B. Cioè vicino al B. Il punto vicino alla sezione B, scusami, della mappa. Mi stanno calpestando tutti. Oh, mamma mia. C'è uno che sta scritto Mammi! Mammi! Io seguo a Mammi! C'è uno che si chiama Mammi! L'MA3. Aspetta un attimo, io sto dietro di te che c'è un bel Panzer 4G. Hai visto che bella roba? Aspetta, guarda là, tanta roba, guarda che bel panzerino, guarda là. Oh, finalmente hai deciso di prendere qualche... Finalmente... Guarda che bel schifo del demonio. Non so quale divisione di Panzer ma il Panzer 4... Panzer 4 e il Panzer 4. Io sono le divisioni che conosco sono quelle ovviamente di Tiger, le Schwerpanzer, però delle divisioni normali della Wehrmacht, della Panzerwaffe. Io sono contento che finalmente ha deciso di prendersi un carro armato normale, un Panzer finalmente. Un carro armato normale, si è preso il Panzer 4G, porca Eva. No, dico, perché il Tiger era troppo potente. No, è buono lo Stug, soltanto che onestamente ti conviene avere per me un carro armato, capito? Una variabile. Ma perché io avevo il Panzer Formula 1, ma mi faceva così schifo che ho detto no. Oh, c'è un Panzer 4 al nostro lato. Lato destro, sinistro, ok, ho trovato. Lato destro. Il nostro compagno è appena esploso. Mamma mia, è così che vi sentite voi ad avere una torretta? Sì. Come ho fatto a non scoprire questa meraviglia? Siamo a cacciacarri con uno sciarmato. Le forze nemiche hanno colpito. Occhio, c'è uno Stug. Mi sto preparando. Eccola, guarda come ti ha mirato. Ho un cingolo che è andato. Aia! Cerco di dargli fastidio. Aia. Usatemi come copertura mentre mi riparo il cingolo. Ci ho provato. Usate il mio corpo. Io già sono morto. Mi arriva un... Vabbè, ma avete visto con chi avevamo contro? Cioè, è difficile. Tosta. L'M4A2. Sì, esatto. Troppo pignolato. Sai cosa vuol dire questo, Delta? Vuol dire che è tempo di Stug. Soldo. No, oddio, ho il tizio con i baffetti. Arrivo.
No, non è, no. Guarda, guarda, guarda il pilota. No, devi guardare il pilota, devi guardare il pilota. Vedi se riesco a fare. Ah, aiuto! No, ci stanno attaccando. Lì in alto, in B. Aiuto. Ma è fatta a fargli male, minchia, l'ho colpito dritto in pieno. Aiuta, ma mi stanno sparando in due lati. No, è KV1. Mi ha sparato il KV1. No, che cos'era? Un KV1. No, era uno Stug 3. Gli ho colpito la canna del cannone. Adesso sei incapace. Non puoi sparare, non puoi fare nulla. Sei inutile. Puoi funzionare forse come carro dei gelati. Carro corazzato dei gelati. Ma che poi la domanda che fanno tutti: ma i carri armati hanno il flasso? Pare di sì. I carri armati hanno? No, non hanno il flash. Io credo di sì che ce l'hanno. Oh, forse ce l'hanno. Sì. Ma perché il volume del gioco è così alto? Perché lo sento altissimo, ragazzi. Io di fatto ho abbassato un po' il volume generale di tutto, perché sto maledetto Sturmgeschütze. Ah, ma il volume è a 100, no, è abbassa un po', ragazzi. Ora sì che va meglio. Troppo alto. Eccoti, sei morto anche tu, sei un anerotto, un L333, arrivo. Ma maledizione che mi rubano le kill quando sto per farle. E io che volevo usare il mio primo il mio veicolo antica. Vabbè. Come va l'alleato italiano, come vai? Molto bene, molto bene, molto bene. No, tu devi parlare in italiano, cacchio, parli. Uè, pizza e mozzarella, tutto a posto, frate! Bravo, uè, Brizzo, siamo per conquistare la Somalia, però ci serve carburante, ci servono 1 milione di tonnellate di tungsteno. Ma questo vuoi imitare napoletano? Ma questo vuoi imitare il napoletano? Sto veneziano, vuoi imitare un napoletano? Ma che cosa vuoi fare? Occhio al Cromwell, ma picchiato. C'hai un Cromwell alla tua destra, eh? Attenzione. Ah, gli ho colpito il membro dell'equipaggio. Okay, guarda, me ne sono riscappato. Ma dai, dove? Cromwell 1, dove? Ma dove era nascosto lì? Dai, chi l'ha perso? No, io l'ho visto, è solo pazzesco. Io l'ho visto, dai, io l'ho capito dopo. No, ma dai, ma un'altra assistenza, ma che cavolo, ma io voglio le kill, signore, voglio le kill. Voglio le kill! La gloria, perché sono qui per la gloria. Ah, eccoti qua, ecco. Ah, ma è l'altro carro, è vero, madonna. Ti sto vedendo slittare malissimo, bro. Sì, l'auto blindo, questo è veloce. Lo volevo sbloccare anch'io, ma preferisco sbloccarmi uno di livello 2 e un carro armato. Preferisco. Qua ci deve essere un deposito di carri armati. Ne segno uno con chi è lei? Chi è lei? Posso entrarla, signore? KV1! No, c'è un Panzer 4. Sì, ma il KV1 è quello che mi ha ammazzato. E come lo distruggo il KV1? Chiami me. Bravo! Guarda, il nostro aereo ha spiegato come attaccare un KV. Boom! Ho bisogno di rinforzi! È ancora io quel KV, E hai un Panzer 4 davanti. Guarda che si muove ancora! Ti ho sparato il motore, come fai a muoverti ancora? Ti stanno sparando! Madonna, che cosa ha schivato ora! Ho visto Grievous che ha schivato un aereo e andato a pigliare addosso. Dai, ma un altro colpo al motore e ancora si muove, pur si muove. Dai, no, vabbè, ma mi ha colpito il cannone. Quel tank ancora si muove, quel tank, signore. È un Panzer 4. Lei, io come lo buco il Panzer 4? No, mannaggia, no. Dov'è l'italico alleato? Nascosto malissimo, cercando di ripararsi.
perché non mi aiuti con i tuoi carri più scarsi che quasi sicuramente faranno una brutta via. Cosa? Io sono già morto, vabbè. Solo perché non hai le industrie per produrre dei Panzer 4 o dei Tigre non significa che tu non debba morire male. Dipende dai punti di vista. Comunque non vedo l'ora di vedere. Ma di fatto la descrizione della triplice alleanza nella prima guerra mondiale. Madonna! Dicevano. La triplice alleanza è tipo il coso. Gli austriaci che ammirano che guardano dall'alto dal basso verso l'alto i tedeschi. Gli italiani che guardano dal basso verso l'alto anche loro i tedeschi. E i tedeschi che non guardano nessuno. Davvero, no. Mi piace questa cosa. Piuttosto io sono curioso il giudizio, le critiche degli iscritti del mio canale sulla intro, sulla nuova intro. So, vediamo se c'è qualche fermento appassionato di storia, altrimenti. Ah beh sì, presumo di sì. O meglio, magari la troveranno divertente perché capiranno le cose facendo. Le forze nemiche hanno conquistato una zona! Oh guarda, questi relitti di M3 sono sicuro che appartengono a Delta. Grazie, no, solo uno, Delta, l'altro non lo so. L'altro è dittato. Corro! Oddio, arrivano! Dai che stai giocando bene, vai e spara. Si vanno a prendere B, e se vanno a pigliare B. Ma faccia addosso e spara, cioè che te costa? Mi sparo con l'auto blinda col cannone da 40. E vabbè, gli vai che ci faccio? E gli vai addosso, vanno devi caricare dopo 30 secondi, no? Poi davanti a te c'è un Panzer. Qualcuno ha bombardato. Sì, ed è stato pure distrutto. No, è stato distrutto in quello davanti a te. Hai il campo libero, bro. Ti sto seguendo. No, ce n'è un altro. Ricevuto! Ce n'era. Era, ok. No dai, ma maledizione, il caro non si girava. Ma allora quanto è grosso questo ostacolo di un vedere. Aspetta che sta per sparare, eh. Il Panzer 4 ha puntato. Sì, abbiamo vinto comunque. Sì, continuiamo così. Ha ammirato qualcosa, bro. Panzer 4 ha. Ok. Bella. Oh, è andata. La prima vittoria nostra. Madonna, quanti soldi che abbiamo fatto. Pure nella missione. Ah, carenia, ok. Vabbè, quello è, credo. La nostra prima vittoria alla categoria 3.7. Piuttosto. Ah, a proposito, raga, una cosa che non, forse non lo sapete, credo, ipotizzo. Oddio, che cosa ho ottenuto? Non lo so. Praticamente, se voi notate. Sì, vabbè, spendi i soldi. Praticamente, a fianco dove stanno l'ordine le cose a fianco di lato, no? C'è il Battle Pass. Se cliccate il Battle Pass ci sono delle cose da sbloccare gratuiti. Dei contenuti. Ah. Non lo so. Non credo se sono cose giornaliere, del tipo sblocchi una cosa al giorno, però. Io l'ho scoperto a caso ora. Battle Pass. Sotto alla cosa che sta a destra. Se clicchi quella... si può. Potete prendere una cosa che è gratis. E a quanto pare è gratis a tutto, però vedo uno, due, quindi credo che sono cose giornaliere. E io non lo sapevo, quindi alzo in mano.